ringrazio per la presenza, di voi giornalisti. Ho sentito il bisogno di chiarire a voi, in quanto voi portatori dell'informazione alla pubblica opinione, quello che è avvenuto dopo quello che è avvenuto relativamente al rinvio di giudizio che ieri è stato chiuso dal GIP Dottore Barone. Ho ricevuto anche sollecitazioni dei GIP nell'opposizione di chiarire alla città la posizione del sindaco, che ritengo doveroso che io lo faccia. E allora mi preme sottolineare alcuni aspetti di natura giuridica, dopodiché farò le mie conclusioni di natura politica. Io sono stato raggiunto da un avviso di garanzia 2 anni fa perché mi si imputava che da assessore regionale alla famiglia nel 2006 avevo commesso un abuso d'ufficio previsto all'articolo 323 del codice penale, che prevede che quando vi è una violazione di legge per favorire o per svantaggiare altri soggetti si concretizza la fattispecie dell'abuso d'ufficio, articolo 323 del codice penale, e in particolare le norme che io avrei violato era la legge 11 febbraio 94 numero 109, come recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002 numero 7 e la legge 328 2000. Correttamente, come si conviene in questi casi, mi sono presentato spontaneamente dal PM, che mi aveva fatto avvenire l'avviso di garanzia. Ho dato i chiarimenti necessari sia personalmente sia attraverso una memoria in cui sostenevo che questa violazione di legge non l'avevo commessa, e a distanza di qualche tempo la Procura della Repubblica propose l'archiviazione del procedimento perché ravvisò che in effetti quelle norme non erano state violate, per cui il reato non esisteva. Perché si decidesse sull'archiviazione era necessario il visto del GIP, fu mandato al GIP, il giorno X fu mandato al GIP dottoressa San Martino la richiesta di archiviazione, a 24 ore data la dottoressa San Martino dispone l'imputazione coatta, non ritenendo che ci fossero gli elementi per l'archiviazione, ma non ha ravvisato l'abuso d'ufficio per violazione delle leggi indicate perché non sono state violate, ma per violazione dell'articolo 97 della Costituzione, cioè a dire l'articolo che della Costituzione che prevede il buon andamento della pubblica amministrazione e l'imparzialità nella pubblica amministrazione. Quindi un abuso d'ufficio in relazione ad un'altra norma violata, una norma della Costituzione. Anche qui abbiamo fatto le nostre memorie, abbiamo evidenziato come l'articolo 97 della Costituzione non può essere violato per giurisprudenza costante se non vi è una fattispecie ben precisa. Dice il PM che scrive al nuovo GUP, dottore Barone, per le note, non è ravvisabile la violazione dell'articolo 323 in relazione al 97 della Costituzione perché il comportamento deve essere individuato in precise e specifiche violazioni di legge. Lo dice non la difesa mia, ma lo dice il PM nel nuovo giudizio di fronte al GUP. La tesi della GIP che non ha accolto l'archiviazione e la tesi del nuovo GIP è quella che, avendo nominato, non ho nominato nessuno, io ho avuto una richiesta
pomeriggio ricevevo centinaia da tutta la Sicilia di indicazione di soggetti che dovevano, potevano fare parte delle commissioni di concorso, che poi venivano nominati dai singoli comuni, quindi mi limitavo a fare una designazione, come spesso succede quando io ho bisogno di un avvocato da inserire in una terna, lo chiedo al Consiglio dei Lordi degli Avvocati, ho bisogno di un ingegnere, lo chiedo al Consiglio dei Lordi degli Ingegneri, e era stata chiesta all'autorità, all'assessore, alla famiglia di fare queste indicazioni e poi venivano nominati. Ecco, una delle imputazioni era, di contestazioni era che non avevano i titoli per essere nominati, quindi si entra nel merito, non avevo il diritto di indicarli, ma non avevano i titoli, per cui anche loro erano corresponsabili ed erano imputati per l'articolo 23, cioè abuso d'ufficio. Ieri è successo che coloro i quali io ho indicato e poi sono stati nominati ed erano imputati, sono stati tutti prosciolti, e l'unico ad essere prosciolto è colui il quale li aveva indicati e non nominati. Ecco la contraddizione evidente che dimostra, se ce ne fosse bisogno, non della irrazionalità dal punto di vista giuridico, della irragionevolezza, ma della persecuzione, perché se mi si dice che non avevo i titoli per nominare, la legge dice che ci sono; se mi si dice che dovevo nominare persone che avevano i titoli, che sono stati prosciolti in quanto è stato riconosciuto che i titoli ce l'avevano, non so quale reato ho commesso. Ma non è questo il problema, perché se fosse questo, così come ho fatto sia dinanzi al PM, sia dinanzi al primo GIP, sia dinanzi al GUP, mi sarei difeso e mi difenderò in giudizio. La cosa più grave che grida vendetta è che il mio nome venga accostato volontariamente, e non c'è bisogno di essere scienziati per capire che oggi, ieri e oggi, ci sarebbe stata una giustamente invasione mediatica a livello comunale, regionale e nazionale, in cui il mio nome viene associato a dei crimini odiosi che sono quello di truffa, sono quelle di peculato, sono quelle di falso, per coloro i quali queste cose hanno commesso nei servizi sociali di Catania. E il mio nome, che non c'entra, perché l'abuso sarebbe un'altra cosa, e non c'è l'abuso come ho dimostrato, viene associato. Questo io non lo posso permettere, perché associare il mio nome a coloro i quali si sono resi, se si sono resi, responsabili di questi crimini è una cosa che io non tollero. E siccome lo possono capire tutti, non c'è bisogno di essere intelligenti, io non ho la serenità, non ho la serenità di guardare negli occhi l'ultimo dei cittadini di Catania che possa pensare, dopo il fango che mi è arrivato da ieri fino a oggi, ma è un fango normale, non è colpa dei giornalisti, i giornalisti prendono le notizie e hanno il dovere di darle, che io sia associato allo scandalo sui servizi sociali, come è scritto stamattina, come si è detto in tutti i telegiornali, anche nazionali, è una cosa che io non tollero, perché è in contrasto con la mia storia personale. Io amministro questa città da 4 anni, ho fatto per 5 anni l'assessore regionale, come ho detto ieri in un'intervista, l'abuso ci può anche stare qualche volta, in questo caso non ci sta, perché firmi migliaia di carte e puoi anche commettere degli errori. Ma essere associato a reati infamanti io non lo posso accettare. Ecco che ho fatto questa conferenza stampa per dirvi che io sono in grande difficoltà umana, personale e politica, che io da domani mattina, da lunedì mattina, non firmerò più nessun atto e di una certa importanza, e lo trasmetterò prima di firmarlo al Procuratore della Repubblica di Catania, al Presidente del Tribunale di Catania e per conoscenza al Dottore Barone, che ha dimostrato una grande capacità di diritto amministrativo, gliele manderò. Se entro 30 giorni non mi danno risposta, valuterò se posso firmarlo o meno. Io non mi metterò più nelle condizioni di poter essere giudicato da chi che sia e possa essere indagato per reati infamanti. Se
prima del 29 gennaio, perché il 29 gennaio è tardissimo, io vi difenderò anche in giudizio, ci mancherebbe altro, ma se prima del 29 gennaio non ci sarà un chiarimento, non so che lo debba fare, non lo so, se lo fa il Presidente della Corte d'Appello, il Popolo della Repubblica, il Presidente del Tribunale, che chiarisca, che mi restituisca l'onore che mi è stato macchiato con questo atto abnorme dal punto di vista giuridico. L'ho raccontato a voi nei termini come sono, non siete giuristi, ma è di un'evidenza estrema. Se non vi sarà restituito l'onore, mi deve essere restituito l'onore, non so come possa avvenire, non so quale dichiarazione devono fare, non lo so. Io mi rivolgo al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Tribunale, perché trovino un sistema per far sapere all'opinione pubblica catanese che io non ho nulla a che fare con lo scandalo dei servizi sociali di Catania, che io non c'entro con la truffa, con il peculato e con tutte le altre cose. Non ho mai preso soldi, non ho mai chiesto soldi, non sono amico di mafiosi, non ho mai nella mia vita politica fatto ancorché di cui mi possa vergognare. Stamattina sono vergognato perché io con un provvedimento abnorme sono stato associato a coloro i quali hanno avuto un comportamento contro gli interessi dei più deboli. Questo è di una chiarezza estrema. Io chiederò che ci sia una ispezione a Catania perché si ravvisi perché questo accanimento nei miei confronti, lo voglio sapere. Io chiederò al Ministro della Giustizia di mandare un'ispezione, al Procuratore Generale della Cassazione, al CSM. Io nei prossimi giorni farò tutti i passi necessari per tutelare la mia onorabilità. Non ci deve essere nessun cittadino catanese, comunque la pensi, che possa minimamente dubitare che il sindaco di Catania sia un disonesto e un delinquente. Questo non l'accetto, posso essere criticato su tutto, ma nessuno deve mettere in dubbio la mia moralità. Su questo non ci può essere discussione. Ecco perché nei prossimi giorni farò tutti questi passi. Io mi rivolgo al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, perché trovino la soluzione per ridarmi l'onore che ho perso ieri, che io ho perso. Mi devono ridare l'onore, perché non è possibile essere associato in questa vicenda. Non è possibile, non è possibile. Non mi pare che io debba aggiungere altro, mi pare che ho detto tutto quello che devo dire, non mi pare che debba aggiungere altro. Non c'è bisogno, lo sanno, i giornalisti lo sanno. Perché io mi aspetto un altro rinvio a giudizio, quello sui precari, per aver fatto il mio dovere, io assieme alla mia giunta, di aver dato dignità dopo 25 anni a dei lavoratori che per legge avevano diritto ad aver aumentato l'orario da 24 a 35 ore come è stato fatto dovunque, e sono stato sotto giudizio, ho dato le mie giustificazioni da circa 8 mesi. La procura ha chiesto l'archiviazione, ancora un GIP che l'archivio non c'è, mentre quando è stata chiesta l'archiviazione dopo un giorno sono cessata la mutazione quarta. Io voglio capire perché ce l'hanno con me, lo voglio capire. Perché? Perché da 4 anni lavoro intensamente, perché facciamo la lotta contro la criminalità, perché siamo soggetti a minacce ogni giorno, perché non vanno a cercare coloro i quali ci stanno impedendo di aprire le spiagge libere, dove c'è stato uno che è stato ferito mortalmente e c'è un dipendente comunale che si spaventa ad andarci perché è stato minacciato. E non dico altre cose perché non mi faccio prendere, lasciamo stare. Ecco, allora mi rassereno, vi ringrazio, volevo fare, era giusto che io avessi le mie, facessi le mie considerazioni, dessi le mie giustificazioni, vivessi il quadro preciso che spesso non si evince. Io stamattina ho letto l'imputato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio e violazione, non perché è violazione, abuso d'ufficio per violazione dell'articolo 97, che è una cosa diversa, cioè io avrei violato la legge perché ho violato l'articolo 97 della Costituzione. Non mi pare che debba aggiungere altro. Poi vi sarà stata giustizia quando ci sarà la sentenza, tra un anno e mezzo, 2 anni. In questi 2 anni le mie sofferenze, perché io soffro, io soffro, perché dobbiamo mai capitare. Chi amministra può commettere, però ci mancherebbe altro. 10 metri quadrati in più o in meno, ho avuto l'avviso di garanzia perché la spiaggia, il primo anno che mi sono insediato, era stato fatto, è un errore dell'ufficio, si chiarisce,
mi secco, non mi secco, può succedere, l'abuso, la violazione di legge può succedere, ma non il reato infamante, non posso, a me non può succedere mai. Ecco, questo volevo dirvi, io vi ringrazio perché siete stati qui ad ascoltarmi, a sentire le mie non giustificazioni, le mie considerazioni. Da lunedì mi attrezzerò con tutti i mezzi che l'ordinamento mi consente, perché questo onore che mi è stato macchiato, io rispondo, non è sciacallaggio se mi si chiedono le cose, è giusto, il sito ha il dovere di dare le giustificazioni. Voi pensate che se non mi danno, non mi restituiscono quello che mi serve, io possa essere nelle condizioni di serenità per essere ricandidato a sindaco di Catania? Non lo voglio dire. E se poi avrò giustizia per un anno e mezzo, chi mi ripaga delle sofferenze e delle pene?